Iscrivetevi subito al nostro canale. Siamo quasi a 100.000. It goes on and on and on. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete già letto dal titolo? Sono solo, ovvero Lulu è già dentro, perché questo video riguarderà tutto l'home tour, non solo della stanza, ma di tutto il nostro villaggio, quale Tenerife. Allora, non stiamo qua a parlare per ore e per ore, direi di iniziare. Allora, la porta secondo i calcoli dovrebbe essere aperta e... eccoci qua, come vedete le valigie sono ancora da disfare perché siamo arrivati da pochi minuti. Però vogliamo fare questo home tour, che non è un home tour perché è un room tour, prima che questa perfetta ragazza distrugga la stanza con quel gnomo che è là. Vado a preparare i tè anche per voi. Ditemi con che gusto lo vuoi. Sì, a me è uno dei frutti rossi, grazie. Controlla che tua figlia non cade dal letto. Comunque, guardate che lettore che t'hanno preparato! Guardate Aurora quanto è piccola rispetto al letto. Questa è la stanza comunque. Bip bip! Carina, niente di particolare. Questa è Aurora. Quello che dorme là è Pau. Pau, svegliati! Poi c'è il divanetto, c'è tutto questo super corridoio. Per farvi capire che è grande, guardate la passeggina, come la chiamiamo noi, la passeggina, la cazzeggina. Ma sembra una pagliaccia, non è una pagliaccia. Hai detto di papà tanto! Vergognati, vergognati! Comunque è davvero, davvero molto bella. TV super grande. Divanetto. Ah, ci sediamo in divanetto. E comunque è davvero molto comoda. Più che altro, almeno non devo avere a che fare con lei. Mi hanno separato addirittura di letto. Sapete che bene che si sta. Ah, sei così distante. Io sto così bene distante da te. Non è vero, già mi manchi. Ti vedo così distante. Vieni qua, mi prego. Proseguiamo questo room tour, perché c'è anche il mini bar e io devo ancora vederlo anch'io il mini bar, quindi approfittiamone insieme e guardiamo cosa c'è dentro questo mini bar. Siamo pronti? 3, 2, 1, voilà! Ma è vuoto, c'è solo qualcosina. Dopo questa delusione del mini bar andiamo sul punto più carino della stanza. Oddio, non si apre neanche la maniglia. Come si fa? Così, okay. Si spinge. Wow, quanto vento! E guardate che super terrazzetta, tranquilla, piccolina. C'è un tavolino, profumatore, noi lo fumiamo, chi se ne frega. E ta 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 ta. Che vista, là c'è perfino la spiaggia! Super vicina, guardiamo qua sopra cosa c'è. Non c'è niente. Sapete se vola la videocamera da qua? Quanto rido. Ci sono le persone che passano. Tranquilla, comunque è bellissimo. Torniamo dentro che c'è un sacco di vento qua fuori. Per Michael la parte meno importante è il bagno, perché sono io quella fissata di docce e bagno schiuma, quindi mi mostro tutto il bagno, c'è già tutta la roba. Ciao! C'è già tutta la roba di Aurora, la mucchina, tutti i nostri shampoo anche qui. E per fortuna abbiamo la vasca da bagno, così che Aurora si può lavare tranquillamente qua dentro con noi. E là c'è il suo bagno schiuma. Qua c'è il lavandino, però manca il bidet, però non importa, non ci serve, usiamo la doccia per tutto. Ci siamo appena fatti la doccia e ora vi mostriamo veramente il cool di questo video, ovvero tutto il villaggio. Quindi venite con noi che vi mostriamo questo super villaggio. Vi dico solo una cosa, è davvero il più bello che abbiamo mai visto. Tutti fuori che andiamo al villaggio, prendiamo la chiavetta, via 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 via. Telecamera bassa così non mostriamo niente. Partiamo da il corridoio. Tutto questo che vedete è il corridoio. Noi siamo al 6° piano di 7 piani presenti sul nostro palazzone. Perché Polpetta ci sono tanti palazzoni, giusto? Ma adesso sto notando che c'è quello che è più alto del nostro. Sì, anche quello è molto più alto del nostro. Wow. E adesso glielo mostriamo. Anzi, non ve lo mostriamo, ve lo mostriamo dopo. No dai, scherziamo, ve lo facciamo vedere subito.
Guardate che villaggio, ragazzi! Che spettacolo! Che spettacolo! Allora, là ci sono le piscine, scusate, là c'è la piscina, qua sotto ci sono altre piscine. Ehi, Polpetta, dobbiamo andare giù di qua! Amori, non ci sono le scale là! Corri, 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 corri! Oh, se ride, rido come un... se cade, rido come un canguro. Come ridono i canguri, Luli? Fai verso il canguro? Fai verso il canguro? Non lo so, che ho detto! Finiti i super scalini, Lulu va per di là, che c'ha la carrozzina e ha problemi, e io vi mostro di qua. Dove sono io è un piccolo giardinetto sotto proprio il nostro corridoio. È carino, tranquillo, verde, ma soprattutto sei front piscine. Che è davvero spettacolare la cosa. Qua ci sono dei divanetti, alla sera qua ci sono tutti i fotografi che fanno le foto, ti fanno le foto, foto carine. Ci sono, saranno le luci accese. Molto molto carino. Questa è la vista che si vede da qua. Guardate un po', guardate un po'. Allora, questa la stanno restaurando, dato che c'è meno gente per fattore coronavirus. Quella è attiva, è solo per i bambini. Questa parte da basso e arriva fino a 1,90 m. Quella è Polpetta. Ora la raggiungiamo e vi mostriamo tutto sopra. Tu pensi che io sono scemo? Se tu ti nascondi, dovresti nascondere anche la carrozzina. Aurora, ti sei nascosta male, tesoro. Dai, mamma, andiamo. Noi siamo appena arrivati, quindi i posti non li conosciamo e li stiamo scoprendo in diretta con voi. C'è una piscina. Che bello qua per prendere il sole. Qui. Wow. Vediamo cosa ci riserva questo villaggio. Beh, questo sembra un solarium. È veramente carino comunque. C'è un bigliettino, guardiamo. Pelluccheria e barbershop. Barbershop? Pelluccheria e parrucchiera. Pelluccheria, è quello dove ti levano i pegliatelluli. Che brutto. Queste non mi piacciono. Queste non ci piacciono. Questo è un altro palazzone più basso. No, più alto del nostro. Perché se vedete è un piano più alto del nostro. Però è decisamente più carino. Cioè, qua ti entrano in casa praticamente. Vabbè, chi ti deve entrare? È più carino il nostro? Sì. Hai sonno? Avrei fatto sbadigliare tantissimi di loro. Mamma mia, è vero. Sempre sullo stesso livello del solarium, come l'ha chiamato Lulu. Guardiamo che troviamo. Allora, troviamo i campi da calcetto e da basket. Cioè, ma se uno vuole giocare a calcio e alcuni vogliono giocare a basket, si scontrano praticamente. E i campi da tennis, dove ci sono già delle persone che stanno giocando. In sintesi, se delle persone vengono con dei bambini, ovviamente più grandi della nostra piccola Aurora, perché lei è sempre con noi tranquilla in carrozzina, in cazzeggina, come la chiamiamo noi, possono mollarli per il villaggio, nei campi da calcio, da basket, da tennis... E non solo, dopo vi mostriamo dell'altro al piano terra. Quando è finito di prendere il sole, proseguiamo con il piano superiore, che è quello più carino secondo me. Dai che li facciamo insieme. Quanto auri? Sì, portiamo insieme. Da qua si vede ancora meglio la vista. Se vedete poche persone è perché sono superate le 18 e alle 18 chiudono le piscine. È una figata assurda però, ragazzi. Siamo arrivati all'ultimo piano calpestabile. Questo è il piano più alto calpestabile. Però vedete, anche tutto là ci sono degli altri alloggi. Che però noi preferiamo il nostro perché ha la vista su... Come vi abbiamo mostrato sulla strada, sulla spiaggia. Con vista piscina. Boh, c'è andato quello con vista spiaggia, meglio ancora secondo me. La piscina è chiusa la sera, la spiaggia perché è figa. Forse perché sei esterno nelle piscine. Sì, bla bla bla. Tutta questa zona, ci sono tutta zona ombrelloni. Là abbiamo un biliardo, un tavolino da ping pong e soprattutto là c'è la sauna. Proseguiamo con la piscina che è quella in fase di crescita. Parte dai 10 cm, anche questa è per i bambini. Preciso che questa è acqua fredda, gli arriva fino a 1,10 m, sempre per i bambini. Ciao Polpetta! Dopo prendiamo il gelato. Poi ci sono questi gradini. E c'è questa piccola piscinetta che è alta 40 cm ovunque. Anche questa per i bambini, soltanto che è davvero, davvero fredda. Proseguiamo. Dopo quella dei bambini c'è questa piscina che è alta 1,60 m. Quindi una via di mezzo. Qua c'è un baretto. Diventerà mio amico, lo metto, perché ha tanti gelati. E quindi questo è il bar della piscina. Verremo sempre nella piscina qua in alto, ho deciso.
Tata, tu che dici? Io non dico niente, mi coprite che ho il sole, grazie. Per concludere quest'ultimo piano, vi facciamo vedere un'ultima piscina solo per gli adulti, ovvero c'è proprio il divieto dei bambini di entrare su questa piscina, che è la seguente. Questa è la piscina, è solo 1,90 m, quindi è davvero davvero alta. E come vedete, oddio, mi sono sentito davanti. C'è il divieto degli adulti, dei bambini, solo per adulti. Di là prosegue con altri sdraietti di qua, però non c'è nient'altro di carino. Proseguono di qua giù le scale che potreste arrivare fino al piano terra, però, noi che prendiamo, Polpetta? L'ascensore. Noi prendiamo l'ascensore, che guardandolo da di qua sembra un ascensore qualsiasi, però in realtà è davvero davvero carino. Entriamo in ascensore, che è particolare sin dalla freccia, anche se si muore di caldo e puzza. Piano 1, Luli? No, o 0? 0. Piano 0. Guardate la vista dall'ascensore. Ciao amore di papà, quanto bella sei! Guardate le cascate, tum 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 tum, il bar, e arriviamo sulle altre piscine. Si muore di caldo qua dentro. Sono arrabbiata. Perché non hai preso il gelato? Sì. Te ne hai preso il gelato, non lo vuoi? Vado fuori. Proseguiamo con le piscine. Attenzione, pavimento bagnato. E guardate un po'. Quanto è carino? Tanto. È bellissimo, guardate l'acqua che cade. C'è il super bar della piscina. Questa è la piscina che parte dal basso e arriva verso l'alto. Sembra che piange, poi sentite piangere. In realtà è che si sbrodola da ridere. Il tour prosegue. Perché il tour prosegue. E siamo arrivati all'ultima piscina, quella che vi dicevo per i bambini, che è alta solo 60 centimetri. Brodo con dito. Brodo con dito perché è bollente. Preciso che tutte le piscine qua giù sono calde, tutte quelle sopra sono fredde. Proseguiamo con il tour. Sapete che sopra c'è il ristorante, però non ve lo mostriamo. E ve lo mostreremo sulla morning routine. Il ristorante è tutto quello, è davvero gigante. Poi adesso vi mostreremo che ci sarà la palestra, la sala giochi dei bambini, e la palestra. La sala giochi dei bambini, ne hai detto? No. La palestra l'hai detta? No, neanche la sala giochi forse dei bambini. Mannaggia. Andiamo. Per le donne più necessarie, necessarie si può dire, vabbè, più bisognose. C'è anche il centro estetico. Poi dietro di noi abbiamo un mini parco giochi per bambini con lo scivoli e con gli scivoli e i dondoli. Mi dica. L'ascolto. Guarda un po' la palestra. Vi mostro perché mi dice queste cose. Qua abbiamo tutta la palestra con le televisioni. Non entriamo in palestra perché si entra di là con il beige della camera. Ma soprattutto hai la vista piscina dalla palestra, ragazzi, è una cosa bellissima. Qua c'è il reparto bambini dove fanno animazione. Guardate che è super colorato, bellissimo, eh. Io poi dove hanno comprato queste sedie? Dove li hanno comprate queste? All'IKEA. All'IKEA, giura? All'IKEA. L'IKEA di Spagna? C'è anche qua. Oh, però potremmo comprare una cosa del genere per Aurora, riempirla di palline e lanciarci dentro. Sai che figata? Dai, la mettiamo in camera. Proseguiamo con la sala giochi. Abbiamo dei signori che giocano a ping pong. E guardate che figata, canestri del basket con il record di 250. Ci sono quelli per le macchinette, c'è quel punji ball, c'è quello col soffio d'aria. Potresti anche vincere dei premi. Beh, c'è quello delle ciabatte. Questo è favoloso. Questo sì, ma Luli. E la macchina di popcorn dove la mettiamo? Quelli là sono favolosi, quei premi. Questo è. Che premi sono? Nintendo Switch. Nintendo Switch, ce l'abbiamo, iPhone 11 ce l'abbiamo. E walkie talkie, ah, l'abbiamo letto insieme, amore. È il Nintendo DS, non è il Switch. No, sopra c'è lo Switch. Cioè, ma come fai a prendere il robo? Come funziona? Non lo so. Boh, quasi mi dimenticavo la cosa più importante. Aspettiamo che passiamo di questo signore che gioca al ping pong. Non vi abbiamo fatto vedere la cascata, ragazzi, che è la cosa più bella di questo hotel. Guardate che spettacolo, davvero bellissimo secondo me. Piano del ricevimento, dove c'è un piccolo bazar con 3 miliardi di giornali, ma solo 3 tipo italiani. Ci sono dei manichini con i vestiti,
là si noleggiano le auto, tutto dentro l'hotel, ragazzi, perché tutto questo è l'hotel, è bellissima la cosa. Questo è Alpi Club, tipo, là c'è sempre qualcosa. Queste sono tutte delle belle piantine, quello è il ricevimento. E questa è tutta la sala d'attesa. Precisiamo che noi quando siamo arrivati c'era un sacco di gente, davvero tantissimo. Infatti io non ho mai fatto una coda così per andare su un hotel. C'è stata tipo una coda di 40 minuti perché c'erano tipo 60 persone che arrivavano. Erano tantissime e c'erano solo due persone di cemento. L'unica pecca dell'hotel è stata quella. Ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Speriamo vi sia piaciuta la breve room tour della stanza, ma soprattutto la super location dove siamo venuti. Fateci sapere qua sotto nei commenti se vi piace e fateci qualsiasi domanda. Cercheremo di rispondervi. Fate 5 papà. Iscrivetevi al nostro canale se volete continuare a vedere queste pagliacciate. Guarda, alla fine ora si gira. Ma che non è normale. Iscrivetevi subito, ragazzi, siamo quasi a 100.000. Dai, ragazzi, stiamo aumentando un sacco. Se ancora non ci seguite su TikTok, seguiteci subito, perché ogni giorno esce qualche contenuto. Stiamo portando dei balletti da quando siamo arrivati qua, quindi ci sentiamo alquanto muy felici. Non è da meno però Instagram. Là postiamo tutti i giorni delle foto super divertenti o con la nostra piccolina. In modo da rimanere aggiornati, correte subito a seguirci. Come ogni video, sapete che salutiamo due di voi, quindi continuate a commentare i nostri video sotto con una dedica e scrivete che volete essere ovviamente salutati. Qua da Polvetta! Cotoletta! Wow! Che non c'è! E allora! È tutto! Ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Ehi! Ci stai guardando?